quello che posso ricordare è la mia infanzia, i primi anni che non stavo a Buttarotondo, perché mio padre per motivi di lavoro veniva spostato in diverse località. Ma quando sono venuto a Tivoli avevo dati 6 anni, ricordo ben poco della mia infanzia, perché sì, vivevo in un quartiere, diciamo, alla periferia della città, e non avevo occasione di venire al centro per vedere la mia vita lavorativa, e cominciare a 22 anni, e ho lavorato sempre nel campo della telefonia per 38 anni, e mi sono dedicato appunto alle comunicazioni telefoniche, con la gestione e la manutenzione delle centrali, prima elettromeccaniche e poi di trasmissione, fino a che non sono andato in pensione all'età di 60 anni. Del bombardamento ricordo che si vedevano venire un numero infinito di aeroplani che gironzolavano sulla città, e stando appunto in periferia stavamo vedendo un bombardamento che facevano a Guidonia, e tutti noi ragazzi stavamo a vedere, diciamo, questo spettacolo di queste bombe che esplodevano, fino a che non è venuto qualcuno che era stato a Tivoli, cioè al centro, e ci ha raccontato che avevano bombardato anche Tivoli. E noi, curiosi come eravamo, siamo tutti andati verso il centro per vedere quello che era successo. Quando siamo arrivati all'altezza del giardino Garibaldi, dove adesso ci sono le fontane, lì i palazzi erano stati tutti abbattuti. Il convitto all'epoca era stato adibito, periodo della guerra, era stato adibito a ospedale militare da parte dei tedeschi, e avevano bombardato anche il convitto, tutta la parte anteriore, quella che sta adesso ricostruito sul lato della piazza dove hanno fatto il ponte, no? Lì tutta la facciata, diciamo, del convitto era stata tutta distrutta, e vedevamo appunto i feriti, i soldati tedeschi che erano ricoverati sulle macerie, ancora tutti bendati, tutti infasciati, ma è uno spettacolo proprio di tutta di distruzione, insomma. Ma poi, finito quel giro lì per vedere le rovine, le macerie, siamo ritornati in periferia. I giochi che facevamo noi era il gioco della lizza, la passione del calcio, del pallone non c'era, perché ancora non c'avevamo neanche i mezzi per poter girare. Giocavamo con delle palle fatte di pezza, e in campetti così, mezzo agli olivi, perché non è che avevamo la possibilità di andare in un campo sportivo a giocare. O se no, un altro gioco che facevamo era quello di costruirci delle, diciamo, carriole con delle ruote piccole di metallo, e fissate su delle tavole, diciamo, e siccome la strada, la via Tiburtina era tutta in discesa, noi partivamo dall'altezza del giardino Garibaldi, ci davamo una spinta e sfruttando tutta la discesa arrivavamo fino davanti alla Pirelli, a Villa Adriani. Poi da lì prendevamo questa carioletta, ce la mettevamo sulle spalle, e venendo su per via delle Piagge
ritornavamo al giardino Garibaldi e da lì ripartivamo per ritornare giù, fin tanto che uno gliela faceva e la strada era tanta, insomma. Per quanto riguarda la ricostruzione, ricordo ben poco. Quello che ricordo è lo sgombero di tutte le macerie, che all'epoca veniva fatto tutto a mano perché mezzi meccanici non ce n'erano, e il trasporto delle macerie veniva fatto appunto con dei carri trainati da cavalli, e tutte queste macerie venivano portate sulla strada del Quintigliolo e hanno riempito con lo scarico di queste macerie tutta la parte dove adesso c'è il maneggio, lì dove ci sono i cavalli. Quello lì, la strada faceva tutta una curva più ampia, passando sotto i ponti della ferrovia, e hanno riempito praticamente tutta quella zona lì, per la profondità fino sotto la cascata, insomma, che arrivavano lì. E questo ricordo appunto, che con questi cavalli, con questi carretti, trasportavano questi calcinacci e buttavano di sotto, cercando di recuperare ciò che potevano recuperare, i tratti di ferro, i mattoni, per poter costruire dopo le abitazioni. E quello che è strano è che quei tratti di ferro, tutti piegati, tutti storti, venivano attrezzati, erano attrezzati a caldo, con forza di battere, con le mazze, e riuscivano ad attrezzare questi travi per poter ricostruire i palazzi, perché materiali nel periodo di guerra non è che se ne trovavano tanti. Quando sono arrivato io a Tivoli, su dalle parti del giardino Garibaldi, su un lato c'era ancora un pezzo di rotaia, ma mi dicevano appunto che c'era il trenino che veniva da Roma. E lì davanti, adesso dove c'è il giardino, no, dove sono le fontane, e lì c'era la fermata del trenino, però non l'ho mai visto, solo fotografia di e lì della Pirelli. Ricordo soltanto che era un'industria fiorente all'epoca, che dava lavoro a molta gente di Tivoli, e un ricordo che ho della Pirelli, che una notte ci siamo svegliati per il rumore delle sirene, e affacciandoci alla finestra di casa, che si vedeva tutto lo stabilimento che aveva preso fuoco, c'era un incendio che aveva quasi distrutto tutto. Del fascismo, che posso dire, chiaro balilla, ma soltanto perché il sabato con la divisa andavamo alla tunata, ma questo è durato per un paio d'anni prima che venisse la guerra. Non è che ho vissuto la vita, diciamo, pre-militare. All'epoca si facevano 18 mesi di servizio militare, ed era abbastanza duro, perché il CAR l'ho fatto a Siena per 40 giorni, no, per 3 mesi. Poi, finito il CAR, sono andato a scuola di specializzazione alla Cicchignola, e lì ci siamo stati altri 4 mesi. Poi mi hanno mandato al reggimento, e stavo a Rimini, e lì ci sono stato lo stesso altri 4-5 mesi. E poi ci hanno trasferito a Piacenza, dove lì ho finito il servizio militare e mi sono congedato a Piacenza. Sì, oddio, da una parte era una cosa nuova, perché era l'occasione per uscire da Tivoli, diciamo, dalla città dove uno abitava, dove viveva, per vedere altri posti, altri luoghi, incontrare altra gente. Non c'erano tutti quei diversivi divertimenti di oggi. Non potevi metterti in borghese perché era proibito, era vietato. Quando uscivi in libera uscita, specialmente a Siena,
uscivi solo perché, per andare al cinema, perché era periodo invernale, quindi faceva pure abbastanza freddo. Si andava al cinema, però noi entravamo nei cinema e la popolazione usciva, praticamente era soltanto per noi, perché in una città a Siena sembra che noi eravamo 4.000 militari, e quando la sera si usciva libera uscita, praticamente quelli del posto si rientrava a casa, perché forse non si volevano mischiare con noi. E questo praticamente succedeva anche a Rimini, e io ci sono stato nel periodo estivo. Pensavamo di vedere la vita di Rimini, di abbarneare, ma la libera uscita cominciava alle 7 la sera, e andavamo verso il lungomare e incontravamo tutta la gente che ritornava dalla spiaggia per andare in albergo, per cena, eccetera. Quando noi rientravamo in caserma alle 10 di sera, allora i villeggianti, cioè quelli che erano in villeggiatura, che stavano lì a Rimini, uscivano per andare nelle sale da ballo e nei locali, passeggiare per sul lungomare. Quindi anche quella è stata un'esperienza un po' triste, perché non è che potevi vedere come si svolgeva la vita balneare di Rimini, anche se uno sapeva che Rimini era un posto di mare dove c'era molta gente, molti divertimenti, ma non c'era occasione di poter vedere certe cose, anche perché vivere, fare la vita militare soltanto con la begate, cioè con quei pochi soldi che ci davano ogni 10 giorni, andare per le sale da ballo, potevi andare una volta al cinema ogni 10 giorni e prendere qualche sigaretta, e poi non ce n'erano, perché aiuti da casa